l'errore come alleato. La riga rossa che la maestra metteva sul nostro quaderno sotto ai nostri errori ci ha segnato tutti profondamente. L'errore è una riga rossa che ti procurerà un brutto voto e un fallimento. È molto difficile ripulirsi da questi condizionamenti. Se però provi a sostituire la parola errore con la parola apprendimento o nuova esperienza, tutto cambia. La paura della punizione svanisce e rimane solo la curiosità della novità. Ed è questo che deve rimanere. Tutto ciò che abbiamo imparato lo abbiamo imparato spingendoci nell'ignoto, in ciò che prima non conoscevamo. È banale, ma tutto ciò che non conosciamo ci è ancora ignoto. Tutto ciò che conosciamo ci è noto. Se vogliamo espandere la nostra bolla di conoscenza, dobbiamo per forza entrare nell'ignoto, per incontrare cose che non conosciamo, col rischio di sbagliare e di commettere errori. A volte questo tipo di approccio è indolore, a volte è più doloroso. Non lo possiamo sapere a priori. Possiamo solo scegliere se rimanere ciò che siamo per tutta la vita o provare a cambiare per crescere.